Il Soqquadro. Nascita di una Venere. Nascita di una Venere è un'opera del 1965 che si rifà all'opera nota del Botticelli. Gli artisti della scuola di Piazza del Popolo hanno segnato nel tempo la pop art italiana. Collaborando con artisti della compagna americana, hanno lasciato il segno in un'epoca storica, per noi tutti, affascinante. Giosetta Fioroni, artista poliedrica, donna controtendenza, ha fatto parte di quella brillante crew di artisti pop art italiani. Lo sguardo dei nuovi artisti è oggettivo, insieme antinaturalistico, spietato e nitido, senza espressionismo, senza soggettivismi e senza sbavature sentimentali. Dichiarava questo in una brochure di una delle sue molteplici mostre. Riteneva che fosse mediato attraverso il più apparentemente freddo e impassibile degli strumenti ottici, l'obiettivo fotografico. Onesto, attento, spietato. Che fosse la Venere del Botticelli o di una campagna pubblicitaria, ripetizione e riflessione davano movimento all'immagine, tracciando il solco della continuità nel tempo. L'agire di ieri, insomma, influenza quello odierno. La voluttuosità delle azioni si riproduce e si ripete con ritmicità. Allo stesso modo, il miglioramento continuo riflette nella società, nelle attività, nelle produzioni. L'abitudine del fare male si ripete nell'errore. L'osservazione spietata ci ricorda l'errore più del ben fatto, tanto da muoverci sinuosamente verso il miglioramento. Ma l'occhio spietato è necessario. Non vi è verità senza realtà. Non può esserci miglioramento senza accettazione. Non ci sarà futuro se non si procede con ritmicità verso il ben fatto. Quindi laddove la direzione del movimento spinge in avanti, tutto volgerà al miglioramento. Dove altro dovremmo andare se dimentichiamo il dove siamo stati? Fossimo anche i soli a cui dar conto. Nascita di una Venere, 1965, Giosetta Fioroni, collezione privata. Cambia prospettiva.